Ciao, buongiorno, oggi è domenica 30 aprile, quindi è una domenica quasi sabato perché domani è festa. E oggi Papino è stato molto bravo perché ha fatto un sacco di cose interessanti e ora ve le farò vedere, le state anche intravedendo. Deciditi! Non vedi la fotocamera o un masce orso? Abbiamo finalmente sistemato questo angolino della cucina. Qua c'era la sbarra. Fare le trazioni. E per adesso ho sistemato così questo angolino. Qua sotto i libri, un cestino con le cose di Matti, un vassoio, due cestini sempre di che, alcune cose di Matti, alcune cose tipo tè, tovaglie, tovaglioli, bavagli di Mattia. Qua la planetaria della Silvercrest. E qua vicino ho messo questo qua, però mi sa che devo prendere un portamestoli nuovo, ho già idea di quale prendere. E poi qua sopra queste tazzine, a cui tengo tantissimo, questo tagliere stupendo e il tostapane che ha un'altezza giusta. E niente, poi questi c'erano già da prima e Papino ha fatto tutto perché ha dovuto stuccare, togliere, cosare, mettere la mensola. E poi qua sul terrazzo, vabbè, ok, c'è confusione e spazzatura, però dovevate vedere prima. Qua ci sono i limoni di Sorrento, tantissimi, una meraviglia. Poi abbiamo comprato di recente il rosmarino e questi sono tutti fogli, tutti come si dice, è il rosmarino cresciuto, ecco, questi qua morbidini di 4 cm. E poi il basilico che non lo vedo bene, come mai è così il basilico? Il basilico è così. Poi questa è la mia lavatrice che ha tipo, è stata riciclata a tipo 15 anni, la lavatrice, quanto ha detto la mamma ieri, il 2000, 2001? 2001, ho detto. 2001. 2001. Nello... 2001, 16, tutto, ha tolto tutte le cose qua, l'ha pulito per bene, infatti siamo in fase sistemazione terrazzo. E questa è la mia nuova vaporiera e c'è un altro piano, però noi ne abbiamo messi solo due. E questo è il pranzo di oggi, vi faccio vedere. Qua ci sono i fagiolini, secondo me si sono cotti, li vedo morbidi. Poi aiutami ad alzare, amore, mi serve una mano. E poi qua sotto c'è il salmone che avevo surgelato, ci ho messo tre punte di rosmarino e sta cuocendo appunto qua. Secondo me ci siamo con i fagiolini. Che cosa al mondo? Ho cotto gli gnocchi, i gnocchettini, che li metteremo tipo contorno, tipo patate. E poi qua Nello che ha fatto, illuminaci. È tipo una salsa greca? Anzi no, fallo te, dilla te la ricetta, io devo scolare il riso. È tipo una salsa greca, ho usato un po' di formaggio quark, quello comprato a Lidl della marca Milbona. Bravo amore. Poi c'era una parte di yogurt greco, questo qua della Coop. Nulla, ho usato un po' di limone e un pochino di scorzetta di limone all'interno, un po' di giusto un goccino di aglio, ma veramente poco e un po' di prezzemolo. Nulla, ho mischiato tutto, ho fatto questa sorta di salsina greca da mettere sopra il salmone. Nel frattempo Alessia sta preparando il riso, tutto quasi pronto. Ma mettiamo giusto un goccino di riso, vediamo un pochino quello che vogliamo, quello facciamo. Male male. E tra un pochino vi facciamo vedere il piatto pronto. Un provolone, ci vedete. Mattia, destra, sinistra, intanto, cioè, mastica quello che c'è in bocca. Guarda, destra, sinistra. Fai finta di niente, ma ti sta ingozzando. Guarda, destra, sinistra, destra, sinistra. Amore! Buon gustaio. Tadan, questo è il nostro... Ah, a me manca la salsina. Aspetta. Ecco. Tadan. Com'è? Buono. Aiuto, è esploso.
Mi ci ho messo un po' di olio al peperoncino e ora vedo come condire meglio la situation. Buon appetito! Stai ridendo anche? Regalo stavolta. Sei un monellino? Ah, vuoi acciuffare tutto? Ma che fate? Apri. Sta facendo Mattia. Soffia nelle mani. Vuole fare da solo. E vai da solo? Monellino. Apri. Mattia Monellino. Mastica. Sclera Mendos. Quasi finito, eh? Mazza. Io vado a togliere i panni. Io sono bella truccata. In pigiama. E niente, devo andare a ritirare i panni. Sono le 8:30. E siamo stati un secondino ai Gigli, ma proprio una sveltina, perché dovevo prendere un regalo di compleanno e lo devo prendere per forza oggi e niente, ora prima di struccarmi e di preparare da mangiare vado a ritirare i panni e poi mangiamo noi? Non ci so. Dai, non ci so. Piedina, faccio i crostini con la salsiccia. Mattia, c'hai fame? Sì. Salsiccia, provola, senza patatine. Diamo un pezzo di pane a Mattia, un pezzettino. Guarda, mi serve la spugnetta. Cosa stai facendo? Devo pulire adesso il caldo, no? No, Mattia. No. È confuso. Ciao, cuore di mamma. Chi c'è, il boss? Eh? Tu che fai? Dove stai andando?
stai evadendo. Bravo, che ora ci dobbiamo lavare. Porta pancake. Auguri, Che mangiano una volta. Bello. Fai la mille foglie di pancake. E invece per ora butto d'arachidi a go. Buono. Questo primo maggio procede con stiratura e adesso mi ero messa a editare un video che sicuramente avrete già visto, e poi dopo aver stirato una caterva di roba mi sparo. Sono le 11:30, 11:25, chissà a che ora finisco. Qua non c'è tempo per essere stanchi e per riposarsi, perché le cose da fare sono sempre 2800. Sì, ovviamente io sono struccatissima e dopo vorrei girare il video haul di Sephora e poi niente, vorrei anche un pochino riposare. È pronto, il pollo. Ora butto anche la pasta. Si deve mettere in piedi. Aiutalo. Eccolo. Pluff. Eccomi quasi sana e salva dopo un'ora e dieci di stiro. Aspettate che metto la pasta a Mattia. Devo anche prendere il tempo. 12:38. Ok. Oggi mangia i maccheroncini, che sono questi qua della Hip. Eccoli. Questi sono adatti dagli 8 mesi in su. L'altro giorno vi ho messo su Instagram. Sta venendo un tempo osceno. C'era il sole stamattina, mentre adesso è terrificante. E questi sono adatti dagli 8 mesi in su, mentre queste pennette qua della Melling, che ve le ho fatte vedere su Instagram Stories, sono un po' più grandi e sono adatte dai 10 mesi in su. Mattia ha quasi 11 mesi, perché oggi è primo maggio, e quindi ha quasi 11 mesi. Aspettate, che giro. E una ragazza mi ha scritto in privato, dice come fa Mattia a masticare, quanti denti ha, ce li ha tutti. In realtà i bambini masticano con le gengive, perché comunque hanno le gengive dure, e quindi Mattia mastica con le gengive. E poi io vedevo che faceva dei cucchiai talmente tanto grandi, cioè riusciva a buttare giù dei cucchiai talmente tanto grandi di cuoricini, stelline, che... Poi vabbè, gli avevo già fatto provare la pasta nostra, insomma, visto che il bambino mangia bene, voglio stimolarlo in questo senso, cercando di dargli, sì, ok, il passato di verdura va bene, però anche mangiare un po' più grande, anche se ci vuole un po' più tempo, perché ovviamente va da sé che ci si mette più tempo a dargli da mangiare, e a volte siamo noi genitori un po' più pigri, che per sbrigarci e per fare veloce si tende a dare cose più facili da mangiare. E ora io non trovo più le cose nella mia cucina nuova. Scherzo, non è nuova, ma l'ho sistemata. Che? Ah, mi ha fatto prendere un accidente. Chi è qua? Mattia sta guardando la seta a stiro. Ma chi è qua?
E niente, quindi oggi Mattia mangia i maccheroncini con il pomodoro, ci ho già messo l'olio. E aiuto, mi sono intortata e questo è il passato, ci ho messo finocchi, patata, carote, zucchina, sedano e bietole. Il tronista, ta 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 ta. Fai vedere come sei carino qua. Questa felpina gliel'avevo presa da Zara, indicatissima perché è fina. E questo è uno dei due bodini che gli ho preso da H&M l'altro giorno. Mamma sta preparando. Facciamo tagliare il polletto a papà, quindi si mangia le verdure, ecco, con il pollo. Ora io vi vado a far vedere altre cosine, sistemo due cose qua in cucina e vi faccio vedere altre due cosette. Andiamo pulitissimo, vero? Mangio io? Tagliamo i giochini. Piace? Mastica bene, fammi vedere. Pronto. Tre maccheroncini alla volta. Quattro, provate. Quattro? Ma questo è un forno. Un forno per le pizze. Vedi, si arrabbia se tu, se uno non è pronto. Buon appetito, Matti. Saluta. Ciao, ciao. Ciao, pubblico. Non mi stressate, va bene. Vi lascio mangiare e io vado di là. Ciao, amore mio. Eccomi, ok. Devo far vedere i capelli lisciati. Io ho messo un cielo bruttissimo, ma io dopo volevo girare un video, non è giusto. Allora, vi volevo far vedere cosa ho preso a Matti. Intanto... questo è uno dei tre, tutte solo tre cosine del 3x2 basiche. Questa maglietta a mezza manica. Questo set di body, sempre a manica lunga, che è un cotone fine, fresco, buono. Che quell'altra verde che ha addosso, che gli vedete addosso, è l'altra. E poi un set di body a manica lunga, bianca, che chissà dove sono. Sì, sono qua dentro, sono un genio, che è stata un'impresa praticamente trovarli della taglia che mi servivano per lui, bianchi, e vabbè, perché tanto i body servono sempre. E poi vi faccio vedere queste due cose che ho preso per me. Il vestitino costa 10 euro, ho appoggiato là, siete in controluce, ma se no non riesco a farvelo vedere, ecco, perché non ho il cavalletto. Questo modello qua classico che H&M sta proponendo ormai da 3 anni a questa parte. E questo, secondo, questo va bene sia per l'inverno che per l'estate. Stretto in vite e poi finisce a ruota. E per adesso non mi va... no, non ce la faccio, è troppo, troppo buio. Per adesso non mi va benissimo, nel senso sì, ci entro, però no, non mi ci piaccio. E quindi magari tra qualche chilo andrà meglio. E anzi, ecco, è iniziato a piovere. Burrasca proprio. Anzi, da domani devo iniziare assolutamente la dieta di nuovo. Cioè la dieta, devo rimettermi un attimino in riga, perché nell'ultimo mese sono fatta un po' gli affaracci miei. Sono andata un po' così. Vabbè, comunque non mi lamento, perché i chili da perdere erano tantissimi. E poi ho preso quest'altra blusa, questa veniva 15 euro se non mi sbaglio, ho preso una taglia 38 di tutte e due le cose, eccole, 15 euro, e senza provarmela, e me la sono provata a casa ed è bellina un sacco, è tipo quella che vi ho fatto vedere nel video haul, che tra l'altro lo sto editando, volendo potevo... mettervi anche queste cose là, ma ormai ve le faccio vedere qua nel vlog, tanto insomma non è che succede qualcosa di male. Così, azzurrina con la riga bianca, questa con lo shorts bianco è la morte sua, ed è simile, ma addosso stanno un pochino diverse, è simile a questa qua che vi ho fatto vedere nel video haul.
Questa costa un pochino in più, ma è anche un po' più particolare, vedete. E niente, ragazze, questo è quanto. Io avevo fatto anche la lavatrice delle scarpe, le mie Converse e 4 paia di scarpe di Nello, perché appunto c'era un sole che spaccava le pietre fino a prima. E niente, il sole non c'è più. Stiamo facendo una frittata al cioccolato. Stiamo facendo pancake alla banana. Che schifo. Mamma mia. Stiamo facendo Kinder fetta latte. Fit. Apri. Non viene quadrata. Quello poi metteva. Ma cosa sa. Puzza dopo questo affare. Secondo me le proporzioni non sono giuste. Devo rifarla io. E mo? Che cacchio ne so? Si deve rigirare sta cosa? È proprio attaccata di brutto. Allora, questo è il risultato per dopo averla rigirata. Nel caso la rifaccio, se mi piace, la faccio nelle perché questa è la padella che utilizzo per il salato e non mi si attacca mai niente, però la utilizzo per il salato. Ho le mie due per dolci da pancake e penso la prossima volta faccio così. Questa dose, se non puzza troppo di uovo, la faccio su due padelline piccoline, di modo che viene un po' più sottile, perché mi sembra troppo massicciona. E doppia dose di crema. Abbiamo deciso di fare col coppa pasta tipo. Ecco qua. Pronta. Ovviamente questo non è che si va buttando via. Comporrò qualcosa. Questa vuole la crema, non ho ancora provato. Molto di arancia. Ti fa schifo, hai fatto la faccia bruttissima. Sa molto di arancia. In effetti la testa d'arancia, scusami. E perché ci hanno messo l'aroma all'arancia? Io ho seguito la ricetta di quello. Che cacchio ne so, scusami. No, la crema è abbondante. Mi sembrava non abbondante, invece è abbondante. Però il mio amore non gli piace. No, mangio tutto io. Questi si buttano. No, che butti? Butto via niente. Fai tipo così. Chi se lo mangio? Provi prima te. Le prova. Levo dalla faccia. Se lo citi, sei sul candy di camera. Troppa arancia. Ti ho detto 10 gocce di arancia, sono tante. La prossima volta facciamo la mandorla. Molto di uovo. Banana pancake. Due la vendetta. Ci vuole sicuramente una rivisitazione della ricetta, penso. È un po' troppo. La crema, quelle 10 gocce di arancia. Secondo me 10 gocce di arancia sono troppe, anche troppo dietatic. Troppo dolce. Dietatic. Quanto bello. No. No.
e messo. E mo che si fa? Ben Marcus. Troppo amareggio. Alla fine a me non piace, ma perché quell'aroma ha rovinato troppo. Tutto. È quello che... Ma io ho messo 10 gocce, non ne ho messo di più, eh. Lo so, ma... Ho seguito la ricetta, non è colpa mia. Beh. Oddio, Mattia. Hai preso per un carrello? Lo stai spingendo? Si sta spostando? Che fai? Bleh. Vedi? Ma è rimasto il robusto. Vedi? Mi faccio un bicchiere di arash. È meglio. Vieni. Devi fare la pappa te, compa. Dai, andiamo a fare la pappa. Dove sei, Mattia? Quali tendoni? Quali tendoni che ci sono? Quali tendoni? Dillo, come andò? Oggi sono le 8:15. Abbiamo oggi problemi seri di... per parlare. Sono le 8:15 in questo momento. Lei è andato a giocare in camera con Mattia. Io ho finito di sistemare qua in cucina e mi piace tantissimo la nuova sistemazione più pulita. Vabbè, qua non è cambiato niente, è cambiato che non ci sono più le cose, i mestoli appesi, ma come vi ho fatto vedere ieri, quindi poco prima. E vabbè, e qua tutto è libero sotto, da idea di cucina molto più ampia e più spaziosa. E ora vabbè, non ci fate caso che qua ci sono alcune cose che non ho messo nel lavastoviglie e che devo asciugare. E anche questo angolino mi piace molto di più, così libero. E niente. Qua c'è già la lavastoviglie che sta andando. Questi sono i biberon di Matti. Anzi, adesso prendo già la polvere. Ok. E niente, ora mi dovrei struccare, che siamo usciti un secondo. Dovevamo fare una cosa. Un servizio. Vabbè, non si vede una mazza. Ho solo un po' di matita all'attaccatura sfumata, una matita sul violaceo. E niente, qua è già tutto pronto, tutto pulito, tutto sistemato. E ora, oggi alla fine non ho fatto nessun video, però ho messo a caricare, ho editato un video stamani e l'ho anche messo a caricare, anche se quando edito, cioè adesso edito i video con l'iMac, non, cioè ci vuole molto di più, e si tratta dei regali di compleanno. E poi c'ho pendente la ricetta della crostata e anche un video haul di abbigliamento, insomma tanti tanti video. Questo studio è sempre un casino. E niente ragazze, non so quanto possa essere venuto decente questo video, ma tanto ormai lo sapete, dico sempre le stesse cose. E niente, ho visto che stasera in televisione su Canale 5 fanno un film che sembrava carino, una di queste commedie del 2014, commedie tranquille, e del 2014, e penso che
se Mattia ce lo consente, ce la vediamo, perché Mattia di solito va a letto verso le 10, speriamo che prima stia abbastanza tranquillo. E poi fanno Amore pensaci tu, ma purtroppo l'hanno spostata in seconda serata. Io non capisco sinceramente perché l'abbiano spostata in seconda serata, e, perché era veramente un telefilm, una fiction che poteva andare bene veramente per grandi e per piccini. Sto cercando le matite, ecco, ho fatto un po' più luce, mi dovrebbe arrivare l'ordine di Amazon, che ho preso matite, un set di matite, un set di penne a sfera e anche due libri da colorare. Però io c'avevo delle matite, non so che fine abbiano fatto. E vabbè, niente, poi le cercherò. E niente ragazze, poi fatemi sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensate di cosa? E niente ragazze, ora metto un pochino al computer a lavorare e poi mi strucco e niente, così finisce anche questo lunedì dal sapore della domenica. Un bacio grande, ciao e al prossimo video. Monello! Si fa il bagno. Buona? Commenti. No, Matti vuole bere dalla cannella. Sì. Bellissimo. Acqua. Bravo, pulisci, pulisci. Lucida, lucida. Lucida l'acciaio. Che ci metti la bocca? No.